si ribalta le regole. È così. No, non è affatto così. Purtroppo adesso mi citi un esempio, diciamo che non è unico, anzi direi che al 99% dei casi i media italiani stanno rappresentando un'unica posizione sul Venezuela, che è quella appunto della opposizione politica venezuelana, che diciamo sul piano di pesi è più o meno la metà del paese. Adesso diciamo in rapporto almeno al quello che è stato quello che si è manifestato nelle ultime elezioni parlamentari, l'opposizione ha una leggerissima prevalenza, peraltro messa in discussione da alcuni parlamentari che sembra siano stati eletti in modo non del tutto corretto. Quindi in ogni caso, sia per quanto riguarda il paese nella sua interezza e anche per quanto riguarda la comunità italiana, che ammonta in Venezuela circa 150.000 italiani di passaporto, poi ce ne sono circa 2 milioni e passa di oriundi, ma insomma la situazione è molto spaccata. Probabile pure che ci sia una leggera prevalenza, diciamo, di italiani che parteggiano per l'opposizione, ma sicuramente ce ne sono moltissimi, insomma, di convinti sostenitori prima di Chavez e oggi di Maduro. Quindi diciamo sul piano del tipo di formazione che viene fatto in Italia, ma peraltro non soltanto in Italia, anche in Spagna, in altri paesi, direi che c'è una estrema scorrettezza nel rappresentare un'unica posizione. Tutto questo non è che significa che il paese non si trovi in una situazione di difficoltà grave oggi, ma queste difficoltà non sono assolutamente addebitabili esclusivamente al governo attuale, insomma ci sono situazioni internazionali, ci sono comportamenti di un pezzo importante della classe dirigente economica del paese che ha fatto operazioni di accaparramento di merci, di speculazione sulle merci, per cui molte merci non sono disponibili, a partire anche dai medicinali nei negozi eccetera. Tutto questo viene così da un certo tipo di informazione addebitata esclusivamente a carenze di governo, e questo non è condivisibile, non è affatto vero, come non è vero che ci sia in corso una repressione violenta delle manifestazioni. Io trovo veramente impressionante che vengano dati delle notizie spesso proprio completamente false, ma ad esempio sulle regole di ingaggio della polizia sono assolutamente, direi, minimali rispetto alle polizie dei paesi occidentali. La polizia venezuelana in questo momento, per contenere le rivolte che invece sono violente e vandaliste, insomma, addirittura sono state ad asili nido, a ospedali, eccetera, le regole non prevedono esclusivamente il lancio di candelotti lacrimogeni e solo in alcune situazioni, diciamo, parossistiche, armi da fuoco sparano esclusivamente pallottole di gomma. Non è vietato anche l'utilizzo di idranti, che voi sapete, lo vediamo in tutte le manifestazioni in tutta Europa, costituisce un elemento di riduzione delle manifestazioni più forti. Ecco, quello è vietato. Quindi poi l'atteggiamento che hanno seguito è veramente stato mirato a un contenimento che io non ho mai visto, diciamo, operare in termini così riduttivi da polizie dei nostri paesi. Per cui anche questo è un falso totale. Sul piano dei morti, già nel 2014, quando ci fu la rivolta, diciamo, capeggiata da Leopoldo Lopez, che oggi è in carcere ed è uno dei cosiddetti prigionieri politici, ci furono oltre 40 morti, ma in questa occasione ce ne sono già stati 35. La maggioranza di questi morti è di sostenitori del governo Chavez. L'altra metà, o poco meno della metà, in gran parte sono persone che si sono trovate per strada casualmente colpiti da o di proiettili o da sassi, quindi gente che non aveva nessun coinvolgimento, oppure, ecco, tra i morti e gran parte dei feriti sono moltissime condizioni. Questi dati non sono. Allora, seguiamo tutti, grazie. Grazie, nessuno.
dei media, vai, sia in Italia sia in molti altri paesi. Dove vai? Grazie. È uno di questi esempi di informazione a senso unico che direi che si può proprio sintetizzare come il modello del fatto di spostare globali e che trovano poi così un loro dislocamento su tanti paesi complessivi. Ti ringrazio, siccome è straordinario, ci vediamo qualcuno tutto quello che noi diciamo a raccogliere.